Erano gli idoli sportivi delle folle agli inizi del secolo scorso, veri adoni ai tanti, adorati dalle donne ed invidiati dagli uomini. Erano i giocatori del gioco del pallone col bracciale. Le foto in bianco e nero non tradiscono il fascino di questi atleti, elegantissimi nelle loro divise candide, segnate solo da una fusciacca colorata alla vita e dai capelli impomatati nelle loro pose plastiche, che sprigionano fierezza e portamento. Ma il gioco del pallone col bracciale non era uno sport elitario, anzi, tutt'altro, era molto trasversale. Nella stessa squadra, infatti, potevi trovare il popolano ed il nobile assieme, e la sua diffusione era pressoché capillare. Ogni città aveva la sua squadra ed il suo sferisterio dove venivano giocate le partite. Fano era tra le città di riferimento a livello nazionale per questo sport, patria di grandi atleti e di squadre ai massimi livelli. Uno di questi, ai tanti atleti, Bruno Fulvi, era il nonno dell'attuale presidente del Consiglio Comunale, Rosetta Fulvi, presente stamattina in comune alla presentazione dell'iniziativa che si terrà a Fano domenica mattina. Sì, ritorniamo con un importante appuntamento che è la finale del campionato italiano del gioco del pallone col bracciale femminile. Dopo qualche secolo di storia anche le donne sono entrate a far parte di questa piccola ma sostanziosa famiglia, diciamo, che è quella dei giocatori del bracciale. Abbiamo come finaliste abbiamo per le Marche la squadra di Treia, per la Liguria la squadra di Murialdo e per la Toscana la squadra di Chiusi. E chiedo a tutti coloro che hanno memoria di questo gioco, perché magari i loro nonni giocavano, hanno delle fotografie o dei cimeli o anche delle testimonianze, di far riferimento all'associazione, proprio perché vogliamo ricostruire, oltre agli eventi sportivi, e se ne faranno diversi, vogliamo ricostruire proprio questa pagina di vita e di storia cittadina che era molto sentita e molto apprezzata.